Riflessione numero 6. Ester, la tentazione della viltà. Leggiamo il testo di riferimento in Ester 4, 13 e 14, versione interconfessionale. Quando Mardocheo seppe la risposta di Ester, le mandò a dire: non illuderti di poterti salvare solo perché stai alla corte del re. Se tu hai deciso di tacere in un momento come questo, l'aiuto per la salvezza degli ebrei verrà da un'altra parte. Tu invece morirai e con te finirà la tua famiglia. Chissà, forse tu sei diventata regina proprio per un momento come questo. Cari giovani, il personaggio di questa mattina è Ester. Come in una favola, ma non è una favola. Sotto il regno di Serse I, che sarebbe l'Assuero della Bibbia, che regnò dal 486 al 465 avanti Cristo, una bella ragazza ebrea, orfana, Ester, diventa inaspettatamente regina di Persia. La sua storia è legata a quella del suo popolo, che è abituato ormai alla terra di esilio, ignorava i decreti imperiali che invitavano gli antichi deportati ebrei e i loro discendenti a tornare nella terra dei padri, cioè la Palestina. Ma la corte persiana, come tutte le corti, è irta di pericoli, di intrighi, di nemici, tra i quali il feroce Aman, l'uomo forte dell'impero. Buon per lei che il suo parente Mardocheo, che l'ha allevata, la protegge e la consiglia e riesce a sventare tutti i piani per distruggere il suo popolo. Aman viene impiccato e Mardocheo lo sostituisce come uomo di fiducia del re. Lo scampato pericolo, dovuto certo a un miracolo divino, dovette convincere finalmente molti ebrei a lasciare le loro floride ma sempre pericolose posizioni sociali in terra straniera e a far ritorno in quella dei padri, con il terzo ed ultimo decreto, quello di Artaserse Longimano del 457 avanti Cristo, dopo quelli di Ciro del 536 e di Dario del 520 avanti Cristo. Veniamo al fatto. Il fatto di grande importanza non è tanto quello che una povera orfana straniera arriva a sposare niente meno che il re di Persia, ma che questa povera ragazza, diventata così potente, non teme di mettere a repentaglio la sua vita per salvare quella del suo popolo da sicuro sterminio. Questo è il fatto. Siamo in un grande impero, in una corte fiabesca, ma lo Stato, l'immenso Stato persiano, come tutti gli stati di allora, non è uno stato di diritto.
Il re Serse è potente e inavvicinabile, dispotico e cervellotico. Se uno non viene chiamato, neanche la regina può comparire alla sua augusta presenza, pena la vita. Mardocheo, a suo tempo, aveva scoperto che due congiurati volevano attentare alla vita del re e vennero puniti con la morte, e il fatto fu registrato nel libro delle cronache del regno in presenza proprio del re. Mardocheo non si inchinava al passaggio del potente Aman, che scopre che l'irriverente Mardocheo e la regina stessa, pensate, sono ebrei, cosa che non era risaputa dal re, e riesce a estorcere al re un decreto di sterminio per i sudditi israeliti. Cari giovani, ci vuole più di un atto di coraggio, un atto di temerarietà, prima di tutto per farsi ricevere da Sua Maestà, senza essere stata chiamata, e poi, cosa assai più ardua, convincerlo ad abolire il decreto reale. Esther non era solo una bellissima ragazza, era anche una ragazza intelligente e timorata di Dio. E voi sapete che non sempre la bellezza si unisce all'intelligenza e alla fede. Mardocheo le fa pervenire questo severo monito: non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Se tu hai deciso di non parlare, l'aiuto e la liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete, tu morirai, e chissà se tu non sei diventata regina per un tempo come questo. Ecco il momento tragico. Aman, il nemico di Mardocheo, l'uomo potente, l'uomo grande dell'impero, scopre che Mardocheo e la ragazza sono ebrei e riesce a estorcere al re, un po' come nel caso dei nemici di Daniele, che estorsero al re Dario un editto, un decreto, secondo il quale per un mese non si poteva pregare se non lui, Sua Maestà. Ecco l'ingenuità di tanti grandi, antichi e perché no, moderni e anche moderni, certamente. Allora qui Aman è riuscito con astuzia a estorcere al re un decreto che soltanto non facesse fuori la regina e lo zio, il parente. Non era così stupido Aman, perché far fare un decreto per mettere a morte la regina e il suo parente, beh, insomma, non era così facile. Ma mettere a morte, purtroppo, tutta la stirpe degli ebrei che popolavano il grande impero. Ma che colpa avevano questi ebrei? Erano uomini e donne zelanti, capaci, lavoratori, onesti, che pagavano le tasse. E perché farli fuori?
E perché così piaceva al nemico. E le cose, disgraziatamente, si sono prolungate nei secoli e sono arrivate fino ai tempi moderni. Ecco, allora si trattava di salvare il popolo di Israele, o almeno gli israeliti che erano in cattività nel regno di Persia, nel grande regno, nel grande impero. Allora il parente Mardocheo, determinato, dice: guarda che tu non ti puoi permettere di stare zitta, non devi stare zitta, non credere che tu salverai la vita solo perché appartiene alla casa reale. Guarda che faranno morire anche te con me. Chissà, ecco la grande domanda di Mardocheo, chissà se tu non sei diventata regina per un tempo come questo. Sappiamo la storia di questa regalità. La prima moglie, la moglie precedente del re Serse, del re Assuero, il biblico Assuero, era Vasti, bellissima. A un certo momento, chiamata dal re per mostrarsi ai suoi grandi, in uno dei grandi incontri, delle grandi mangiate, delle grandi bevute, dei grandi, dei satrapi, eccetera, quella si ribella e dice: no, non ci vengo. Allora il re la ripudia e indice un concorso di bellezza per trovare la nuova regina. E chissà quante ragazze, forse a decine, a centinaia, si saranno presentate tutte belle, candidate al trono, figuratevi. Ho detto, sembra una favola, ma non è una favola, è la realtà. E allora, fra tutte queste ragazze che si preparano per mesi e mesi, no, per essere più carine, più presentabili al re, vince questa orfana, questa ebrea, Esther, ma il re non lo sa, ma non gli interessa al re. L'importante è che è una bellissima ragazza, tra le bellissime altre, e viene scelta. Allora Mardocheo, che è un uomo di fede, perciò non si inchinava davanti a Aman, ogni tanto c'è qualcuno che non si inchina, perché tutti si inchinano. Tutti davanti ai grandi, li disprezzano, attenzione, mica si inchinano e li riveriscono perché hanno rispetto, no, ma che, perché sono potenti, anche se sono canaglie, anche se sono criminali. Quanti criminali arrivano a dirigere paesi, a dirigere nazioni? Si inchinano, magari gli baciano la mano, si inchinano perché quello è potente. Mardocheo no, Mardocheo non si inchina, quello si arrabbia. Fra tutte quelle schiene curve ce n'è una che non si curva. E no, perché noi dobbiamo curvarci davanti a Dio, non davanti agli uomini. E avere il senso delle proporzioni, il senso del rispetto, ma dobbiamo avere il senso della dignità. A me tutti sti uomini politici che si inchinano davanti a questo, davanti a quello, proprio mi rivoltano. Ma perché non state dritti in piedi e dai una stretta di mano? Dai una stretta di mano e basta. Si inchinano. Mardocheo no, e fece arrabbiare ancor più il grande Aman, che poi fece una brutta fine, perché i malvagi fanno una brutta fine anche su questa terra. La risposta di Esther è una risposta eroica alla domanda di Mardocheo e all'ammonimento di Mardocheo, che dice: guarda, non pensare di scampare perché appartiene alla casa reale, perché sei regina, non pensare che morirai anche tu. Chissà se tu non sei diventata regina per un tempo come questo. Ripeto la risposta di
di Esther è eroica. Dopo aver suggerito un digiuno di 3 giorni per tutti i giudei di Susa, la residenza reale, mentre lei e le sue ancelle avrebbero fatto altrettanto, digiunato e pregato, dichiara: dopo aver digiunato e pregato, dopo entrerò dal re, sebbene sia contro la legge. Eh sì, contro la legge, perché la legge diceva che una persona, per comparire davanti a sua maestà imperiale, doveva essere chiamata. E quella entra senza essere chiamata. E poi soggiunge, e qui è la grandezza di questa ragazza: e se io debbo perire, che io perisca. Questo è il coraggio. Cari giovani, una ragazza coraggiosa aveva un posto di privilegio, regina, c'era soltanto il re più grande di lei. Regina dice: io entrerò dal re, dopo aver digiunato 3 giorni con le sue ancelle, entrerò dal re, anche se non sarò chiamata. Quindi ha rischiato la vita. E se io devo perire, è che io perisca. Ecco il ragionamento di una persona che crede, di una persona che ha dei principi. Se io debbo perire, è bene che io perisca. Si è messa, in altre parole, nelle mani di Dio. Ecco, il cammino del credente non è che sia tappezzato di rose, di fiori, no, no. Gesù Cristo ha detto: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prenda la sua croce ogni giorno in spalla e mi segua. Poi ha anche soggiunto che la via che porta alla vita è una via stretta, è irta di pericoli, però c'è il Dio con le sue promesse che è accanto al credente. Perché gridi a me? Rispose il Signore a Mosè davanti al Mar Rosso: ma ordina che il popolo si metta in marcia. E quando il popolo, quando i credenti sono determinati ad andare avanti, il Mar Rosso si apre. Il Mar Rosso si apre. Si apre la strada, perché è Dio che guida il suo popolo e guida ogni singolo credente. Se io debbo perire, che io perisca. Esther, cari giovani, riesce miracolosamente ad essere ricevuta dal re. Il re non si arrabbia, non si indigna quando vede comparire la regina che non è stata chiamata. E la regina, con 2 sapienti inviti a pranzo per il re e per Aman, riesce a svelare e ad annullare il complotto di quest'ultimo contro la sua gente. Noi non abbiamo il tempo di scendere nei particolari, è interessante rileggere il libro di Esther. Comunque cerchiamo di trarre delle conclusioni con questi 2 inviti a pranzo per il re e per Aman. Riesce a svelare e a annullare il complotto di quest'ultimo contro la sua gente. Aman viene impiccato sulla stessa forca che aveva preparato per Mardocheo. Aveva già preparato una forca per farci impiccare sopra Mardocheo. E allora la forca è servita a lui. Quanti fanno questa fine?
che sono malvagi, che si comportano male, hanno dentro il male, ubbidiscono agli ordini del diavolo, non a quelli di Dio, anche su questa terra, senza aspettare il giudizio finale, anche su questa terra, fanno una brutta fine, sempre. Chi semina vento, miete tempesta. Non vi illudete, dice la Bibbia attraverso l'Apostolo Paolo. Non vi illudete. Chi semina per la carne, miete dalla carne distruzione, corruzione. Chi semina per lo spirito, miete dallo spirito vita eterna. Lo so, molti non credono a queste sagge parole della Bibbia. Io ci credo. E con me milioni e milioni di altre persone che hanno visto, come ho visto io, i frutti, le conseguenze della malvagità su questa terra. Però sappiate che se nel disegno di Dio queste conseguenze non si vedono tutte su questa terra, si vedranno dall'altra parte, perché nessuno scapperà dal giudizio di Dio. Tutti compariremo davanti al giudizio di Dio, quelli che non credono o quelli che credono, ma i credenti saranno scortati dal più grande avvocato di tutti i tempi, che è Gesù Cristo. Gli altri no, perché hanno respinto Gesù Cristo, hanno detto contro di lui bestemmie, hanno fatto del sarcasmo, hanno schernito i suoi servitori. E come fa Gesù Cristo a fungere da avvocato per quelli che non lo vogliono? E senza avvocato difensore, il giudizio sarà un giudizio di condanna, mentre per coloro che andranno davanti al tribunale di Dio con un tale avvocato sono peccatori, ma peccatori non impenitenti, ma penitenti. Per loro il giudizio sarà di assoluzione, perché l'avvocato è anche il garante che dirà al padre: io ho pagato con la mia vita per il peccato di quest'uomo, di questa donna. Cari giovani, abbiate fiducia in Dio, abbiate fiducia nella parola di Dio, anche se non sempre noi comprendiamo. Il Signore vuole che noi esercitiamo la nostra fede. Se tutto fosse chiaro nella Bibbia, nella storia, nella nostra vita, ditemi, a che cosa servirebbe la fede? Ma c'è scritto che il giusto vivrà, sarà salvato per fede. E senza fede non si può piacere a Dio. Aman viene messo sulla forca. Gli ebrei sono salvi e ancora oggi celebrano questa vittoria sui loro nemici con la festa di Purim. E adesso cerchiamo di arrivare alle nostre conclusioni. Nella terza parte vediamo, supponiamo che Ester, regina di Persia, fosse stata zitta davanti all'incombente pericolo di distruzione per il suo popolo. La tentazione della viltà è il titolo della nostra riflessione. La tentazione della viltà era forte, cioè quella di stare zitta. Le ragioni non mancavano ed erano serie. Erano quattro. La prima, comparire davanti al re poteva costarle la vita, senza poter dire nemmeno una parola in favore dei giudei. Il re avrebbe potuto chiamare le guardie e dire: prendete la regina e ammazzatela, decapitatela. Perché le leggi di Medo-Persia erano leggi che non si potevano cambiare.
Ci voleva un'altra legge per annullare quella legge. Era tutto un gioco di leggi. Prima di tutto, come abbiamo detto, poteva costarle la vita. Ma questa ragazza Esther, diventata regina a tutti gli effetti, non teme di presentarsi davanti al marito. Amare il proprio popolo, avrebbe detto, d'accordo, ma al punto di mettere in pericolo la propria vita, no. Eh no, ma il credente ma non può fare questo ragionamento. Cosa ne dite? Quanti ne ho sentiti di questi ragionamenti. Ho sentito dei cristiani abbastanza fasulli che erano venuti meno ai loro principi, non soltanto perché era in gioco la vita, ma che vita? Era in gioco il lavoro, la posizione, lo scatto di grado, eccetera, molto, molto meno. Sono venuti meno. Ha vinto la viltà. Questa invece la viltà l'ha vinta lei ed è andata lì davanti al re sapendo di poter morire da un momento all'altro, perché le leggi di Medo-Persia erano irrevocabili. Seconda ragione o motivazione. Per gli ebrei ci sarebbe stata una Shoah ante litteram. Eh sì, sarebbe stato un massacro. E lei, la regina, non sarebbe intervenuta. Lasciatemi leggere un testo, e sono parole di Gesù, nell'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetto 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Ecco, l'amore più grande. Dare la vita per i propri amici. Non c'è amore più grande. E Gesù ha amato l'uomo di questo amore. Versetto 12, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E l'apostolo Paolo dice: ha tanto amato Gesù Cristo, ha tanto amato la Chiesa, che ha dato se stessa per lei. Per gli ebrei quindi ci sarebbe stato una Shoah ante litteram. Terzo, che cosa sarebbe successo? Mardocheo sarebbe stato impiccato. La forca era già pronta. Quarto, Aman avrebbe aumentato il suo potere diventando il più temuto dei tirapiedi reali. Era la cosa più facile che Esther poteva fare, cioè fare niente, come fanno tanti in simili frangenti. La tentazione della viltà è una tentazione molto forte, molto subdola. Fare i fatti propri, non interessarsi degli altri, e basta. È viltà, è vigliaccheria. Quanti sono i vigliacchi in questo mondo? Quanti, quanti. Io ho incontrato tanta gente cattiva, vigliacca, che faceva del male agli altri e faceva del male a se stessa. Che il vile pensa di essere furbo, pensa di essere intelligente, pensa di essere grande. No, no. Il vigliacco è soltanto un debole, è soltanto un bugiardo, spesso, è soltanto uno che si nasconde,
Non è una persona affidabile. Oh, quanti sono i non affidabili! Ma non che appartengano al comun popolo, sono a posti di responsabilità e lì è il guaio. Sono lì, ma non dovrebbero essere altrove, perché non è quello il loro posto! Ci stanno lì a fare... Cosa ci stanno a fare? A fare niente! Molti fanno niente e la viltà è fatta di paura. Sorella gemella della viltà. Questa ragazza ha rischiato grosso. Se fosse stata zitta, se avesse conservato la vita gelosamente, avrebbe dato il benestare a un massacro terribile dei suoi correligionari, poveri ebrei, uomini, donne, bambini. Il parente Mardocheo sarebbe stato ammazzato, Aman avrebbe accresciuto il suo potere. Ma Esther non era una vile, era una ragazza coraggiosa. Chissà, chissà, se tu non sei diventata regina in un tempo come questo per salvare il tuo popolo dalla malvagità degli uomini, dei persecutori. Nessuno ha un amore più grande di quello di dare la vita per i suoi amici. In questo momento mi ricordo del brigadiere dei carabinieri, Salvo d'Acquisto, medaglia d'oro, che nel settembre del 1943, dopo l'armistizio, al tempo dell'invasione tedesca, si accusò di un attentato che era accaduto, che poi non era neanche un attentato, era una parvenza di attentato, per salvare l'intera borgata di cui era responsabile. Stimato, una brava persona, un bravo ragazzo, è andato dal comandante tedesco e ha detto: sono io il responsabile. E non aveva fatto niente. E ha salvato la vita a uomini, anziani, vecchi e bambini. Nessuno ha un amore più grande di quello di mettere la vita per i suoi amici. Non dobbiamo, cari giovani, conservare avidamente i nostri privilegi, la nostra posizione, coprendola col manto della vigliaccheria. No, dobbiamo essere leali, dobbiamo essere veritieri. Ma adesso io mi faccio un'altra domanda e la faccio anche a voi. Ma lei, la regina Esther, sarebbe riuscita a uscire indenne dalla persecuzione scatenata dal terribile Aman? O come aveva detto Mardocheo, guarda, non pensare di scamparla, che tu anche morirai. Allora, sarebbe riuscita indenne dalla persecuzione scatenata dal terribile Aman o no? E ammesso e non concesso, ammesso e non concesso, che fosse sopravvissuta, sarebbe stata divorata dal rimorso per il resto della sua vita. E che vita sarebbe stata, avendo sulla coscienza tutti quei morti, che sarebbero morti perché non era stata capace di vincere la tentazione della viltà, della vigliaccheria. Essere vili, cari giovani, essere pavidi, non rischiare, non prendere posizione, è sempre stato disgraziatamente il vizio della maggioranza. Ma non può
Non deve essere la posizione del cristiano, quale che sia la sua posizione sociale o la sua età, non può essere. Il cristiano è una persona leale. Non credo per niente che Ester, d'altronde, non avesse paura, non avesse tergiversato, non avesse avuto momenti di indecisione. Non lo credo per niente. Le parole di Mardocheo, per incitarla, e il ricorso a Dio con digiuni e preghiere, sembrano provare il contrario, che noi ci immaginiamo gli eroi, le eroine, sempre vincenti. Ma questo succede nelle leggende, nei romanzi, non nella realtà. Ha avuto paura anche lei, e come no? E noi al suo posto cosa avremmo fatto? Non avreste avuto paura voi, ragazze, se foste state al posto di Ester? Ma certo, è umano avere paura. Però è da cristiani vincere la paura. È umano essere vili, ma il cristiano deve vincere la tentazione della viltà. Non deve essere vigliacco. Chi cercate? Dice Gesù nel Getsemane, davanti agli sgherri, davanti ai sacerdoti che sono andati a prenderlo con armi, bastoni, come se cercassero di prendere un malfattore, parole di Gesù. Gesù il Nazareno, sono io. E appena dice così, sono io sono, tutti si buttano a terra, atterrati dalla forza delle sue parole. Allora si rialzano e Gesù domanda di nuovo, chi cercate? Gesù il Nazareno. Vi ho detto che sono io. Se cercate me, lasciate andare questi, i discepoli. Gesù non è vile, Gesù non scappa dalle sue responsabilità. Gesù è il maestro. Ester non scappò, ma vinse pur sapendo a cosa andava incontro. Una ragazza diventata regina che è capace di dire: se io devo perire, che io perisca. Non sembra molto attaccata al trono, ai vestiti, alle ricchezze e a tutto il resto, non vi sembra? Tutto questo le apparteneva. Non aveva, in altre parole, non aveva perso la testa. Ci sono quelli che quando parlano di Ester, per esempio, restano più colpiti, e ne ho sentite di queste, restano più colpiti dai mesi di preparazione delle ragazze, compresa Ester, candidate a regina, ai belletti, agli unguenti, ai profumi, insomma a tutte quelle quella cosmesi richiesta da quella specie di concorso di bellezza Miss Regina, ante litteram, con la differenza che per la vincitrice la corona e lo scettro erano veri, non erano di cartone o di cartapesta dorata. E allora si soffermano lì e cominciano a dire: ma questa Ester era credente perché si metteva questi belletti, questi unguenti, questi profumi. Ne avete mai sentite di queste persone? Ah, sono i perfetti. Sono quelli che vedono l'uovo nel pelo, non il pelo nell'uovo. Sono i santi. Sono colpiti in Ester da tutti questi belletti, da tutte queste ragazze che si preparavano e secondo loro le cose non dovevano andare così. Sono colpite da quello. Io vi devo dire che non sono mai stato colpito da quello. Sono stato colpito dalla forza,
dalla capacità, dal fegato di questa ragazza. Questa ragazza, ripeto, che non era soltanto una bellissima, ma era intelligente, era timorata di Dio. E queste persone che fanno attenzione soltanto ai belletti, alla cosmesi, ai profumi, alla preparazione, eccetera, e usando il metro del ventunesimo secolo, fanno caso ai dettagli e dimenticano l'essenziale, dimenticano cioè di concentrarsi sul valore di questa ragazza, alla quale bellezza, quattrini e gloria, ripeto, non avevano fatto girare la testa come a tante. E vi pare poco? Non è poco per niente, è tanto. Vorrei ora parlare, concludendo, di un problema che qualcuno ha sollevato. State bene a sentire. Se Giuseppe, Mosè, Daniele ed Ester furono figure di primissimo piano alle corti di Egitto, Babilonia e Persia, chi può vietare oggi ai giovani credenti di occupare posti di rilievo nell'amministrazione governativa? Credo proprio nessuno. Se si hanno però, attenzione, se si hanno però le qualità specifiche e spirituali, ripeto, se si hanno le qualità specifiche e spirituali, non solo l'ambizione e l'orgoglio, chiaro? Però si deve notare che fu Dio a permetterlo che questi giovani arrivassero lì al trono, nei palazzi reali. Fu Dio a permetterlo e non furono loro a sollecitarlo, salvo il caso di Ester, che arrivò al trono per la sua avvenenza e anche per la spinta probabilmente di Mardocheo. Una cosa è adeguarsi ai disegni di Dio e un'altra è arrivarci con una campagna elettorale. Mi sono spiegato? Una cosa è adeguarsi ai disegni di Dio, un'altra è sollecitare questi posti di responsabilità e arrivarci con una campagna elettorale, che è una cosa completamente diversa, me lo concederete. Mosè, in un primo tempo, pensava di liberare il suo popolo con la forza e gli ci vollero 40 anni di deserto per disimparare quello che aveva appreso come erede al trono nelle scuole di Egitto. Non bisogna infine dimenticare che si trattava di casi assolutamente eccezionali e non di normale amministrazione. Lo ripeto, che si trattava di casi assolutamente eccezionali e non di normale amministrazione. Cari giovani, maschi e femmine, che Dio vi aiuti a sapere vincere oltre le altre tentazioni, e sono numerose, noi ne stiamo prendendo in considerazione solo alcune, forse tra le più importanti. Cari giovani, ricordatevi che bisogna vincere anche con l'aiuto di Dio e con la fermezza e con la fede la tentazione della viltà. Amen.